Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È un po' che non sono presente qua sul canale. Scusatemi, solo che ero impegnato a tenere a bada questo ragazzino qua tra le piste di Pila Bike Park. Per chi non lo conoscesse, è Lorenzo Mascherini e oggi giriamo insieme qua al Pila Bike Park. Mascherini, Colombo e il Baffo. Come avrete visto un po' su tutti i telegiornali e sulle nostre pagine social, qua a Pila ha nevicato negli scorsi giorni e ha piovuto sulle piste del bike park, quindi le condizioni sono epiche per questo finale di stagione. Oggi esce già un po' di polverina, ma ancora c'è un grip pazzesco e si va veramente forte. $150, I be at the stripping club. Whiskey sippy wow. Cup, I be on like Disney Plus. And there's no growth on my cheese blue. Bitch got a twang and she let me hit it. Hold up. Freaky little mommy wanna suck me till I sleep. I can't even lie, yeah, she being a little creep. Now she wanna airdrop me, pick double D's. And she don't charge a fee, they for free. Pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like Jim, waves on swing. I don't know how to see what the tech. Butterfly doors on the Tesla, I ain't spit shit on me. The light had a bad look, I'ma eat it up, he made shit back up. We feel answer the video, so she got stored on the MacBook. Kaboomed in the mouth, a super joke. My daddy's mad, he's booming though. I'm an engine and cause bread it up, hold it, spend it on the brothers. We hit hard, that's blunt force trauma. 3-6 hoes, I pound my collar. That shit less of a 10, I make it spit. Yeah, for real. Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went hit from the back. Swing, pull like John, waves on swing. I don't know how to tinsel the tech. Butterfly doors on the Tesla, I just push it on that. Oh. Ok ragazzi, dopo una bella giornata in parco insieme a Lori Mascherini, adesso è tempo di cambiare bici. Prendo infatti questa
Intense Taser e-bike. E insieme a degli amici della Francia proveremo ad andare lassù, al Kuisun, a vedere se c'è ancora un po' di neve e faremo dei trail un po' più naturali che magari non vedete spesso, come la Desarpa o il New Enduro Trail. Mi sono coperto perché fa parecchio freddo, questa giacchetta dell'Enduro è perfetta. Questa bici? Niente, ve ne parlo in un prossimo video. Yo! Sorpresa, veramente. Allora siamo qui insieme a Lori Mascherini. Che cos'è questo? Un attrezzo, un aggeggio. Per? Centrare le ruote. No. Poi? Togliere la cassetta, no, perché è l'altro, quello che fa così. non ho presente. Cioè non l'ho mai visto sinceramente. Questo attrezzo? Pochissimi di voi lo conoscono, ma può ritornare veramente utile per spendere meno soldi nei vostri forcellini del cambio. Questo è un raddrizza forcellini del cambio. Adesso ti mostro come funziona. Allora, nel giro di bike che abbiamo fatto, purtroppo ho toccato una radice per terra, ero troppo piegato, e si è piegato un po' il forcellino del cambio. Per fortuna non si è piegata la gabbia, ma soltanto il forcellino, come vedete qua. Come vedete il forcellino è leggermente storto e il cambio è spostato tutto in là anche se siamo sull'ultimo rapporto. Quindi useremo adesso il nostro raddrizza forcellini. Prima cosa da fare è smontare il cambio. Una volta smontato il cambio, noi ci montiamo il raddrizza forcellini al posto del cambio. E con questo comparatore, come lo chiama Lori Mascherini, andremo a vedere quanto e dove è storto. Vedete qua? La distanza dal cerchio è molto ampia, mentre invece più andiamo in giù e più dobbiamo arretrarci in questa zona qua. Quindi direi che da questa parte di qua dobbiamo tirare verso l'esterno. E voilà! Controlliamo la distanza, vedete che è molto più costante lungo tutto il raggio della ruota. Lo guardiamo anche un attimo a occhio e direi che è molto più dritto di prima. Facciamo una prova, smontiamo l'attrezzo. Tieni Lori. Riavvitiamo quindi il cambio e lo andiamo subito a provare. La linea catena direi che è già più dritta. Come vedete, forcellino raddrizzato è stato semplicissimo. Voi e Lori Mascherini avete imparato qualcosa.
Questo attrezzo è marchiato NIT, secondo me è utilissimo, è da avere sempre nella cassetta degli attrezzi, uno perché magari non avete il forcellino di ricambio, o due perché volete raddrizzarlo in un attimo, come avete visto è semplicissimo, quindi prodotto straconsigliato, lo trovate sul sito di Oltrix. Questo in realtà non è il primo prodotto NIT che vi consiglio, ma vi ho già consigliato una cassetta degli attrezzi con tantissimi inserti all'interno, è sempre dentro il mio furgone perché può sempre servire. Inoltre vi consiglio altri prodotti molto molto solidi, sempre del marchiato NIT, come questo smonta cassette, è fatto in un unico pezzo, quindi non avete il bussolotto più il manico, tutto in un pezzo molto molto utile. Questo attrezzo, non so se sapete cos'è, ma serve per smontare gli anelli che stanno alla base del canotto della forcella, sia monopiastra che doppiopiastra. All'inizio di questa stagione, quando ho fatto diversi test, mi è tornato veramente utile. Inserite qua dentro il canotto e poi con questa manovella andate a stringere e tirate su il supporto rotondo che c'è alla base di ogni serie sterzo. Per finire, questa fantastica pompa mi ha accompagnato per tutta questa stagione, è molto molto solida, molto comoda, funziona in qualsiasi occasione, quindi una pompa bella funzionale sempre da avere con noi nel nostro furgone. Ultima cosa che vi voglio dire, oltre che guardare il sito Oltrix per qualsiasi informazione sui prodotti e sugli sconti che fanno, vi ricordo del test bike che faremo insieme a Intense questo fine settembre a Fine Ligure e il 7-8 ottobre a Varazze, ma di questo vi parlo in un prossimo video. Yo!